Dopo le incessanti piogge di questi giorni, qual è la situazione, assessore, delle scuole fanesi? Le piovute di questi giorni hanno messo a nudo i problemi di cui avevamo già parlato. Tante scuole hanno subito delle infiltrazioni d'acqua veramente importanti. Abbiamo visitato tutte le scuole che sono state coinvolte in queste infiltrazioni, però dobbiamo veramente denunciare lo stato di totale incuria che abbiamo trovato. Ci troviamo alla Scatola Magica qui a Rosciano, dove c'è uno stato di infiltrazione generalizzato. Abbiamo la necessità di finanziare immediatamente il rifacimento di tutto il tetto, cosa che abbiamo già predisposto, gli uffici ci stanno già lavorando, quindi anche i genitori e i bambini che frequentano questo istituto scolastico, possiamo dire che a breve riusciremo a porre fine al problema. Però abbiamo anche dei grandi lavori da fare, penso al piazzale della Corridoni, alla scuola Gandiglio, alla Padalino e alla scuola Montesi di Sant'Orso. Insomma, ci sono tanti plessi veramente che devono essere attenzionati. Stanzieremo di nuovo un ulteriore fondo per garantire tutti questi lavori, perché è veramente importante impermeabilizzare i tetti e porre fino a questo stato di abbandono che abbiamo trovato nelle nostre scuole.